io volevo ringraziare Benedetto Croce perché da uomo ha avuto questa attenzione, perché è una poetessa di poche poesie, no? Però lui ha avuto la forza e anche, diciamo, il coraggio di andare avanti, di dire no, però qui questa donna rappresenta qualcosa, rappresenta un'intolleranza nei riguardi del talento femminile che è tipico del patriarcato, no? Del patriarcato in cui le donne dovevano solo occuparsi di fare bambini, stare a casa e basta. È quasi un'azione femminista quella che ha fatto Croce. È stata un'attenzione da filologo, da storico, da uomo nei riguardi di una donna e a me sono molto contenta di questo. Sono le parole della poetessa Dacia Maraini nella riflessione insieme ai ragazzi del liceo classico-linguistico e delle scienze umane ed economico-sociale Carmine Silos di Bitonto sul saggio di Benedetto Croce, Isabella di Morra e Diego Sandoval de Castro per celebrare i 500 anni della nascita della poetessa Isabella Morra. La Maraini è nota infatti per aver dedicato un'opera teatrale proprio alla poetessa di Valsigni, tratta da questo saggio di Croce. Degna di nota l'attenzione dei ragazzi del liceo Carmine Silos che hanno incontrato online la celebre scrittrice tramite la piattaforma Zoom per una conversazione dal titolo Onni Bennato Cor, parole che rimandano alla poetessa Isabella Morra. L'idea è stata quella in realtà di dare attraverso la presenza preziosissima della dottoressa Dacia Maraini la possibilità ai ragazzi di attualizzare una pagina della letteratura, spesso dimenticata perché le donne in realtà, soprattutto nel passato, non hanno avuto lo spazio che meritavano e non hanno avuto la stessa opportunità degli uomini di realizzare i propri talenti. E quindi Isabella Morra come una donna coraggiosa che ha diciamo potuto, che ha cercato anche ovviamente fino al sacrificio di se stessa, dimostrare che attraverso il coraggio le donne possono effettivamente conquistare degli spazi. L'iniziativa del liceo Carmine Silos e della Libreria del Teatro di Gianluca Rossiello, in collaborazione con la Proloco di Valsigni e il Parco Letterario Isabella Morra, rientra nella serie di incontri promossi dall'Associazione Culturale Cenacolo dei Poeti di Pasquale Rienzio e Nicola Abbondanza per celebrare i 500 anni della nascita della poetessa Isabella Morra. Si può dire che questa iniziativa sia un fiore all'occhiello in un periodo difficile anche per la scuola, per via della pandemia del coronavirus, come ha sottolineato il dirigente scolastico professoressa Antonia Speranza del liceo Carmine Silos. I nostri docenti hanno accolto, insomma, l'iniziativa con entusiasmo, i docenti di italiano, tra le quali annovero la professoressa Cassano, Del Vecchio, Marrone, Paparella, Putignani e Ricchetti. E diciamo che hanno svolto un lavoro unitamente agli alunni delle classi quarte, sia del liceo classico che del liceo linguistico, e soprattutto grazie all'intervento e alla collaborazione degli alunni del progetto Erasmus A Moments of Silence for Women. Come dirigente scolastico, ho precisato che la nostra scuola, pur diciamo, in didattica a distanza o in didattica integrata digitale, è una scuola viva, una scuola che oltre al curriculare svolge anche importanti progetti e iniziative pomeridiane, tra cui appunto il progetto Lettura e l'incontro con l'autore.